Siamo al passo della collina, a 932 metri sul livello del mare, a 15 chilometri da Pistoia. Questa parte della montagna pistoiese un tempo era residenza estiva di molti pistoiesi, pratesi e fiorentini. Qui si poteva soggiornare da Fabio, ristorante, albergo, chiuso da tantissimi anni. C'era il ristorante Olga, c'erano le poste. Oggi di quel tempo è rimasto solo il ricordo. Ma come si vive oggi l'estate a collina? Io sono in vacanza qui, sto a residence. Qui ogni sera si esce da casa, si fa la solita strada e via via escono i vari ragazzi dalle case che ci sono durante il percorso, insomma, che si fa poi per andare davanti al ristorante che ora è chiuso, però insomma poi alla fine ci si ritrova lì e si fa ogni tipo di gioco. Lei viene qui a leggere il giornale? Si sta bene, c'è fresco. Poi uno può camminare, poi c'è un po' di sole. Quest'anno abbiamo avuto una grossa disavventura, fra virgolette, perché è morto il ristoratore Giorgio Ferrara e quindi la collina ne ha risentito tantissimo. È un posto splendido, è un posto che a mezz'ora da Pistoia è un paradiso. Qui passano tantissimi sentieri, il sentiero europeo, la GEA, la grande escursione appenninica, la via Francesca della Sambuca, però purtroppo è abbandonato dall'amministrazione comunale e anche da pistoiesi e quindi siamo in grande difficoltà. Normalmente c'è un turismo soprattutto di camminatori, soprattutto con i sentieri nuovi aperti. Poi il turismo del sabato e della domenica è frenato ora dal fatto che il locale è chiuso. Le persone che venivano normalmente per stare qui anche tutta la giornata passano e vanno oltre. L'estate si sta benissimo, c'è niente da dire. Abbiamo un appartamento qui e la nostra villeggiatura è questa. Come si vive qui a collina d'estate? Si va nei boschi, si fa tanti camminate e è bello.